Antonello Costa ha inaugurato il Prefestival del Cabaret ieri sera in piazza 20 Settembre a Martina Franca. Buonasera Martina Franca! Intrattenendo il pubblico con il suo spettacolo ricco di sketch, musica e battute esilaranti. Intanto, che cosa rappresenta per te il Festival del Cabaret e soprattutto che cosa hai preparato di speciale per il pubblico di questa sera? Il festival è diventato importante perché nel 2019 sono stato invitato al festival e ho ricevuto una standing ovation meravigliosa che da brividi ancora mi ricordo, nell'atrio dove si fa il festival, e da allora il mio rapporto con Martina Franca è una vera e propria relazione, tant'è che prenderò casa sicuramente prima o poi a Martina Franca. E per l'occasione, visto che apro, sono il primo appuntamento di Aspettando il Festival, ho preparato una serata speciale per una piazza meravigliosa, guarda che meraviglia, già c'è tanta gente seduta e ancora manca un bel po' per iniziare, uno spettacolo di varietà col mio corpo di ballo, quasi 2 ore di show per far ridere il pubblico e farlo divertire. Forse tu stesso hai detto che ogni sera, ad ogni spettacolo, insomma, è un esame da superare. Sì, come si dice, far ridere è molto più difficile che far piangere. Però la cosa che più, cioè, cerco di ricordare prima di iniziare lo spettacolo è quello che mi devo divertire. Divertendomi riesco a far divertire il pubblico. Quando non mi diverterò più, non farò più spettacolo. Pensai Madagascar tra le braccia. Le dico Kuwait da bere e lei Giamaica e Houston, dissi io, ma parliamone al Bangkok del bar, vorrei offrirti un Montenegro. E lei, ma come, non mi porti a Cecenia? Atene, fame. Cosa fai prima e dopo lo spettacolo di solito? C'è un rituale, qualcosa? Prima scaldo i piedi col tip tap. Perché non lo so, è un tic, è diventato un tic. Siccome poi lo spettacolo questo estivo ha un numero ballato in apertura dove faccio il tip tap, scaldo i piedi. Alla fine, dopo aver fatto le foto, il pubblico ha fatto le autografie, non lo so, smonto tutto e mi godo la cena. Sì, le bombette. Mi mangio le bombette. Io mi permetto di... Il Prefestival prevede altri 4 appuntamenti gratuiti nelle contrade di Martina Franca, in attesa dell'evento principale nell'atrio dell'Ateneo Bruni. Lorenzo Tagliente, prima serata qui a Martina Franca nel pieno delle prove. Ricordiamo gli altri 4 appuntamenti in quali contrade? Palombelle, il quartiere Palombelle, Specchia Tarantina, Carpari e San Paolo. Il festival poi avrà la sua parte conclusiva il 23, 24 e 25 di agosto. Un rappresentante della famiglia Tagliente, qui voglio l'applauso per la famiglia Tagliente. Giovanni Tagliente, il patron del festival. Bene, che cosa insomma vuole raggiungere il Festival del Cabaret Città di Martina Franca con questa 28esima edizione? Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati? Gli obiettivi sono quelli di fare bella figura, di fare un bel festival, di scoprire possibilmente i nuovi talenti, perché abbiamo quest'anno 12 concorrenti di prim'ordine. Insomma, vogliamo far bella figura. In tutta Italia il nostro è considerato uno dei migliori festival del cabaret. Il Festival del Cabaret di Martina Franca, ecco, qual è il sostegno che dà al cabaret nazionale? Nell'arco di 28 anni sono passati tantissimi, se fai 28 per 12 ti rendi conto quanti giovani cabarettisti sono passati da Martina e quanti di questi si sono affermati a livello nazionale. Se andiamo ai primi anni, lo dico sempre, ricordiamo Alessandro Siani, concorrente, Geppi Cucciari, concorrente, Virginia Raffaele, concorrente, Dado, concorrente, cioè tantissimi, che poi sono diventati gente importante nel mondo del cabaret e continua ad esserlo, perché negli ultimi anni di qui è partito Maggioni, che poi Angioni, che poi dopo è esploso, e quindi noi speriamo che ogni tanto esce uno importante che ci dà lustro a noi e al cabaret in Italia.
Alessandro Tagliente, quest'anno si comincia proprio dalla piazza, da piazza 20 settembre e poi si va nelle contrade. Per poi andare nelle contrade, però era una nostra idea quella di partire proprio dalla piazza centrale di Martina Franca. L'assessore Carlo Di Leonardo, presente in piazza, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle contrade, che per il terzo anno consecutivo amplia la portata dell'evento. Apriamo il Festival del Cabaret, che si terrà 23, 24 e 25 all'Ateneo Bruni, con uno spettacolo, anzi con cinque spettacoli quest'anno, che vedranno il coinvolgimento, come già gli altri anni, delle contrade, delle periferie, delle zone decentralizzate, preferisco chiamarle, della nostra città, con una partenza in piazza 20 settembre. Quest'anno abbiamo aggiunto una quinta data, infatti insomma con il sindaco Gianfranco Palmisano e l'amministrazione abbiamo voluto sostenere questo progetto, perché appunto poi il festival è nato qui fondamentalmente, quindi il fatto di ricoinvolgere nuovamente la piazza più importante della città era per noi un motivo di grande orgoglio ed era giusto iniziare così. Grazie Martina Franca, viva il festival! Grazie Antonello Costa! Grazie a voi, grazie mille! Buonanotte!